cosa positiva è che abbiamo allungato la striscia positiva di risultati. Non riusciamo ancora a portare i 3 punti dalla nostra in casa, ma prima o poi sfateremo anche questo tabù. La partita è stata una partita dura, difficile contro un buonissimo avversario. Abbiamo fatto molto bene subito l'inizio, il primo tempo, passando in vantaggio e rischiando, direi, poco se non pochissimo. Secondo tempo, il rammarico è per l'inizio del secondo tempo, dove dovevamo magari essere un po' più brutti e sporcare maggiormente la partita, cercando di non dargli morale, cosa che invece purtroppo abbiamo concesso due calci d'angolo nei primi 5 minuti, dopo è arrivato il loro gol con una conclusione da molto lontano e dopo i ragazzi ci hanno provato, direi che alla fine il risultato è giusto perché nel secondo tempo l'occasione l'ha avuta anche il Sona, oltre a noi con Mauri e con Pelamatti, se non vado errato. Diciamo che dobbiamo star sempre sul pezzo, concentrati e c'è rammarico perché dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo dovevamo assolutamente tenere coi denti il risultato del primo tempo e cercare di colpirli magari in contropiede.